di Olafur Eliasson, Leggere e respirare è divenire. Eliasson è un artista di cui conoscete tutti sicuramente il sole gigantesco che travolta all'interno della Turbine Hall della Tate Modern di Londra. Bene, un artista formidabile per la capacità di costruire delle installazioni che non sono solo dei semplici assemblaggi, ma sono delle immense strutture architettoniche, ingegneristiche, per la cui realizzazione è necessario avere il supporto di professionisti che lui accentra intorno a sé a Berlino nel suo studio e crea una sorta di laboratorio che, in confronto al quale la factory di Andy Warhol era un nulla. Addirittura nel suo laboratorio, nel suo atelier, ci sono dei cuochi e si fa cultura a 360 gradi. Ebbene, questo signore ha raccolto, almeno io ho raccolto, gli scritti di questo artista, in cui si mostra tutta la sua anche visionarietà, tutta la sua militanza. Eliasson è un artista militante che parla di ambiente, che parla di ecologia, ma al di là della demagogia trita e ritrita che sentiamo tanto oggi, perché il problema è grave, ma è grave da sempre, e solo oggi sembra che sia così urgente. Allora anche, non voglio fare polemiche, di base questo signore però da sempre se ne occupa in modo straordinario, oltre ogni demagogia, portando iceberg interi nelle piazze delle capitali europee per porre l'accento su questioni così urgenti. Ebbene, questi suoi scritti sono straordinari perché vanno oltre qualsiasi retorica, vanno oltre qualsiasi perbenismo della raccomandazione, qualsiasi convenzione della saggezza. No, parlano di ecologia in senso vero e offrono delle alternative o forse anche solo sogni, ma insomma questo è un testo straordinariamente contemporaneo, e perché è fatto da un artista che è ultra contemporaneo e perché è militante. Oggi la militanza è così fuori di moda e si fa solo un gran chiasso oppure tanta demagogia. Ebbene, questo potrebbe essere un manuale per un nuovo tipo di protesta pacifica ma molto intelligente, molto oltre la, ripeto, demagogia corrente.